Inaugurazione d'effetto quella della nuova ala di Palazzo Moncada a Caltanissetta. Tra le coinvolgenti esibizioni di più di 30 artisti che hanno dato vita ad uno spettacolo itinerante che ha trascinato i visitatori in un'atmosfera quasi felliniana. Musiche, danzatrici, giocolieri, mimi, mangiafuoco, ma anche dame e spadaccini. Senza dimenticare l'arte del teatro con Medea e ancora poesia, prosa e musical. Uno spettacolo plasmato per l'occasione per esaltare uno dei luoghi più importanti della cultura nissena, capace di emozionare i curiosi e i visitatori presenti che hanno potuto godere dei nuovi spazi della Galleria Civica d'Arte del Centro Sicilia, che in questo momento ospita le quasi 100 opere del maestro Salvo Bonnici. L'idea nasce proprio dal pensare che Palazzo Moncada dovrà essere il centro della cultura intesa in senso lato, in senso ampio, e quindi abbiamo voluto festeggiare questo momento di questa apertura delle sale con performance teatrali, artistiche, musicali, coinvolgendo anche il liceo coreutico Ruggero VII con le sue ballerine. E quindi vogliamo che in questo palazzo stasera risuonino tutte le arti e tutte le forme di cultura, sperando che sia di buon auspicio per quello che accadrà nei mesi a venire. A guidare la regia della performance il regista Marco Savatteri. Questo palazzo ha sicuramente un grande potere, quello di lasciare tanto spazio all'immaginazione. Parliamo di una struttura secolare con dei mensoloni molto belli, molto scolpiti, ma anche tanti segni del tempo che è trascorso. Poi è stato ristrutturato, le pareti sono state dipinte di bianco e dunque il bianco l'ho immaginato proprio come fosse una tela su cui gettare dei colori. Ecco che grazie all'illuminazione, alla tecnologia e grazie soprattutto al pathos degli artisti abbiamo colorato queste pareti, queste sale, immaginando un'arte scomposta, un insieme, un mosaico di diverse performance estemporanee, dal riscaldamento di danza classica ad uno sfrenato hip hop, flamenco, tip tap e poi il mito classico e ancora il mimo, la giocoleria, lo spettacolo di fuoco, la banda musicale, tante arti insieme per raccontarsi, per raccontare, per condividere e per far immergere il pubblico in una visita interattiva, esperienziale, sognando i tempi in cui questo palazzo brillava di luce propria. Travolgenti i brani del corpo bandistico musicale Verdi di Caltanissetta, preziosi contributi degli studenti del liceo coreutico Ruggero VII e degli artisti nisseni di Naponos.